Siamo qui con Elena Braida, responsabile di HR Transformation di Mercer, che ci racconta di sé. Elena, chi è Elena Braida e che cosa fa? Ciao Melia, allora Elena Braida è la responsabile delle HR Transformation di Mercer Italia, si occupa di tutto quello che è il mondo della digitalizzazione e della trasformazione digitale, quindi sostanzialmente trasformazione dei processi e innovazione, no? di strumenti, metodologie applicative innovative. E Elena è anche una mamma e una moglie. HR oggi ha davanti appunto diverse sfide, diverse tematiche, e sicuramente la componente del digital e della trasformazione può aiutare in tal senso a facilitare, abilitare, trasformare i processi, renderli più fruibili, creare un'experience per le persone diversa, creare un'experience che sia unica per tutta l'organizzazione. Questi sono aspetti che sono sul tavolo dei nostri direttori HR, su cui si sta facendo molta riflessione. Poi riuscire a fare trasformazione digitale vera è un'altra domanda. Oggi le aziende inseriscono soprattutto delle trasformazioni tecnologiche. Renderle poi digitali significa fare un passo in più, abilitare un processo di trasformazione che è un qualcosa un pochino di diverso. Mercer è arrivata un po' per caso, questa domanda mi è stata fatta diverse volte e io dico sempre un po' questo, che nel momento in cui mi è stato fatto il nome di Mercer io ero in un momento particolarmente felice, non solo perché aspettavo il mio secondo figlio, ma perché ero in un'azienda in cui stavo benissimo, gestivo un team importante, avevo delle grandi prospettive davanti e stavo bene. Mi è stato fatto il nome di Mercer e lì ho capito che la mia necessità e il mio futuro sarebbe stato in un'azienda con un tessuto professionale HR a 360 gradi. Dato abbiamo lo sport, che è una passione che mi porto da quando correvo sulle piste di atletica, ed è una passione che tuttora mi porto dietro e insomma nel cuore. Sono una grande supporter dei nostri atleti italiani, insomma in un momento anche particolarmente bello per l'atletica italiana, e quindi questo mi accompagna sempre. Diciamo poi lo sport in generale, sono una convinta juventina, quindi anche per il calcio sono particolarmente affezionata a queste, poi insomma queste passioni oggi vengono anche trasferite sui miei figli, quindi insieme coltiviamo queste gioie sportive.